l'arrivo del Rosatellum alla Camera, no? Proprio su questi giorni che abbiamo passato, e la piazza lì fuori è stata importante, perché è chiaro agli italiani che a volte seguono, diciamoci la verità, con fatica e difficoltà i vostri dibattiti parlamentari, a volte anche perché sono complicati anche per noi giornalisti. E poi certe immagini restano, e una delle immagini che senz'altro resta negli occhi di questi giorni è quella piazza in fondo non con tantissima gente, dicono le cronache, ma insomma Giorgio Soriel in linea da Roma con la nostra Monica Coggi del Movimento 5 Stelle, quindi ne voglio parlare subito con lui. Monica, permettimi la prima domanda vorrei fargli, perché stiamo toccando proprio questo punto. Credete veramente che poi alla fine un paese come quello italiano, gli italiani moderati, gradiscano questo essere fuori totalmente dalle istituzioni, gradiscano il sindaco della capitale che una volta che entra in Campidoglio un ruolo inevitabilmente lo riveste, poi si metta a comiziare contro il Parlamento? Pensate davvero che questa sia la via giusta? Innanzitutto 5.000 persone radunate qua con un preavviso di neanche una decina di ore, penso che sia straordinario, non c'è nessuna forza politica in Italia che riesca ad avere un contatto così con i cittadini, punto primo. Punto secondo, nella situazione drammatica, che per me è drammatica, di un paese con una legge elettorale fatta qualche mese prima del voto, semplicemente per garantire e spartirsi delle poltrone con dei nominati in questo palazzo, si venga a parlare, se il sindaco Raggi fa un intervento in piazza, è assurdo, fa capire la distanza che c'è tra giornalismo, politica soprattutto e cittadini. Qua si sono riuniti 5.000 persone, sono state chiamate, che hanno inveito contro questa legge elettorale, e giustamente la sindaca ha fatto un intervento in cui ha ribadito le ragioni. Io stesso che sono parlamentare ho fatto un intervento contro questo Parlamento, ma è normale che sia così, rappresento il popolo, non rappresento questo edificio. Nel momento in cui mi rendo conto che viene fatta una legge elettorale che non dà più rappresentanza a quello che è il voto dei cittadini italiani, io mi tolgo la cravatta, la giacca e vado in piazza a parlare con i cittadini. E guardi che è molto importante, perché la gente con cui noi parliamo vuole votare, vuole avere la possibilità di scegliere se punire una coalizione, una lista, un parlamentare, o premiarne un altro, ma con questa legge elettorale non lo può fare, perché hanno deciso che il voto che ha un elettore vale per un terzo e per i restanti due terzi decidono i partiti cosa fare, e questo è assurdo, perché non ci sono le preferenze, perché ci sono delle coalizioni che sono coalizioni con delle liste civette che hanno una soglia di sbarramento politicamente bassissima, tutto più bassa comprensibile, vista finora che è politicamente tutto, cioè, comprensibilissimo, assolutamente. Era solo un punto istituzionale. Il sindaco ha un ruolo un po' diverso dallo stesso parlamentare che è lì che a fare una battaglia, ma è assolutamente comprensibile la sua disposizione. Capisce, il sindaco può essere un po' diverso, si riveste un ruolo diverso, cioè, ma in quel momento, si esce, scusi, un po' più dalla pugna parlamentare. Se il sindaco rimane... Per me questa cosa è veramente fuori dal mondo. Cioè, se il sindaco rimane dentro il palazzo mentre fuori sta succedendo nella sua città una manifestazione di 5.000 persone che si riuniscono volontariamente e liberamente per discutere contro questa legge elettorale, per lei sarebbe stato normale. Io trovo più normale, in un paese dove c'è collegamento tra cittadini e politica, che il sindaco, una volta che si rende conto che in una piazza importante della sua città, una piazza istituzionale della sua città, perché è piazza di Montecitorio, non è piazza Canicattì da chissà dove, è piazza Montecitorio, si riuniscono 5.000 persone per manifestare contro questa legge elettorale che è una truffa. Oh ragazzi, per me è normale che ci sia il sindaco a fare l'intervento, così come è stato normale che ci fosse il vicepresidente della Camera, che è il nostro candidato presidente del Consiglio, così come era normale che ci fossimo noi parlamentari a spiegare i tecnicismi di questa legge elettorale. Che perché sono... non c'era Beppe Grillo? Ce lo siamo chiesti un po' tutti, come mai Beppe Grillo a un certo punto è arrivato a Roma e ha deciso di disertare la manifestazione. Io non sono Beppe Grillo, quindi non so perché non c'era Beppe Grillo. Io quello che so e che ho visto è che qua, tra parlamentari, rappresentanti delle istituzioni, abbiamo avuto anche altri sindaci che erano qua in piazza e non sono intervenuti dal palco, ma erano con i cittadini. Abbiamo fatto una cosa che non è mai successo in Italia, abbiamo portato l'attenzione su una legge elettorale che è una legge elettorale, e guardate bene, fa in modo che il 70% dei parlamentari che sono lì dentro siano nominati dai partiti, non eletti dal popolo, nominati dai partiti. E io dei partiti come la Lega Nord, Forza Italia, che stanno
centrodestra a destra dell'emiciclo, mi aspettavo una maggior difesa della sovranità popolare, invece hanno preso la sovranità popolare, l'hanno buttata via in cambio di garantirsi qualche poltrona attraverso queste coalizioni e questo mega inciuccio con Renzi. E guardate, è molto importante che la gente a casa capisca, quello che succede con la legge elettorale, quello che succede in questi palazzi è direttamente collegato con tutti i problemi che hanno i singoli italiani. Le pensioni, se sono rimaste minime a 495 euro negli ultimi 4 anni, è perché qua dentro non si è fatto niente, perché noi non possiamo sceglierli. Se hanno fatto una legge come la buona scuola che ha distrutto l'istruzione italiana, è perché nessuno può valutare l'operato di quello che fanno qua dentro. Se hanno fatto una legge che hanno chiamato salva banche, ma in realtà ha distrutto i risparmi dei cittadini italiani, è perché loro sanno di essere impuniti e vogliono continuare a rimanere impuniti. Io invece vorrei semplicemente che il cittadino italiano, alla scadenza di questa legislatura o quando sarà prima, immagino se le cose non andranno come dovranno andare al Senato su questa legge elettorale, il cittadino italiano decida, guardi cosa hanno fatto i vari partiti, i vari parlamentari e scelga liberamente chi premiare e chi punire, perché sennò continueranno a farsi gli affari loro. E io in questi 4 anni e mezzo purtroppo l'ho visto, ho visto gente che in televisione e in Parlamento diceva una cosa, poi al momento del voto votava tutt'altro, e lo è stato sulle leggi che hanno distrutto i risparmi dei cittadini, lo è stato sull'affossamento delle leggi che avrebbero dimezzato gli stipendi parlamentari, lo è stato io ho una legge che è passata alla Camera, giusto per citarne una, che è di abolizione delle auto blu, ed è ferma da 2 anni al Senato perché non c'è la volontà politica di portarla avanti. Allora, qua bisogna dire le cose, pane pane e vino al vino, perché è un momento drammatico. Grazie davvero, grazie. Avete fossato anche voi però il Tedeschellum, c'è chi dice che avete fossato voi il Tedeschellum, perdonami Benedetta. Sì. Assolutamente no, io vorrei ricordare le persone che ci seguono, dato che è una cosa che viene detta in questi giorni, vorrei ricordare le persone che sono a casa che in questa Camera dei Deputati il Partito Democratico c'ha una maggioranza che è bulgara, potrebbe svegliarsi la mattina, decidere di votare una cosa e votarla semplicemente da soli. Noi abbiamo dichiarato che il Tedeschellum sarebbe dovuto essere applicato anche alle province autonome, visto che è normale che se fai una legge elettorale per la nazione la applichi anche alle 2 province autonome di Trento e Bolzano. Abbiamo dichiarato il nostro voto favorevole, il Partito Democratico ha utilizzato il voto segreto per affossarla attraverso quello che è il problema dai primi giorni di questa legislatura del Partito Democratico, che sono i franchi tiratori. I franchi tiratori del Partito Democratico esistono da quel famoso voto dei 101 di Prodi, continuano a esserci, e anche ieri ci sono stati 66 parlamentari del Partito Democratico che hanno votato giustamente contro questa legge elettorale. Che il Partito Democratico si guardi un po' in casa e soprattutto che Forza Italia e Lega capiscano con chi stanno facendo l'inciucio. Ho una pubblicità che aspetta, Monica. Grazie anche a